giro più veloce per la categoria sport con 7 minuti, 7 e 12, 7 e 12, Schettici e Capoferri. Bravi! Ecco, da Bellaria siamo arrivati in fondo a questo weekend dedicato alla motonautica. Con noi c'è Massimo Capoferri e Maurizio Schepici. Era l'esordio per quanto riguarda l'Endurance, una gara che vi ha dato già ieri soddisfazioni perché con il secondo posto, oggi un altro secondo posto, si ritorna in corsa. Marani purtroppo ha avuto un problema tecnico al motore, ma queste sono le gare di motonautica, bisogna arrivare anche in fondo. Voi avete lavorato molto in quest'ottica, perché questo gommone, noi ricordiamo, nel passato faceva fatica a prendere la bandiera a scacchi anche se era velocissimo. Qua ha dimostrato di arrivare in fondo alle due gare, era questo il primo punto da cui bisognava partire, arrivare in fondo con buone prestazioni. Ma quel velocissimo secondo me è un po' inopportuno, diciamo che era un gommone che andava, una monocarena che andava forte sul mosso, perché sul piatto le velocità che facciamo senza aver toccato niente quelle sono. C'è da lavorarci per migliorarlo di velocità di punta, per renderlo più stabile, però tutto sommato, visto che siamo arrivati qui a Bellaria martedì sera, prove per causa del maltempo non siamo riusciti a farle eccetera, alla fine siamo riusciti a fare il massimo di quello che si poteva ottenere con la barca e i problemi che abbiamo avuto. Proprio in quest'ottica avete arruolato nel Tommy Racing Team, è arrivato questo nuovo meccanico Angelo, che ha messo mano appunto da martedì, ha iniziato a lavorare sulla barca proprio per adesso sviluppare. Oltre all'affidabilità bisogna cercare poi di aumentare, come dice Massimo, le prestazioni, perché adesso manca qualche 200-300 giri al motore per raggiungere poi quelle velocità che permettono di stare davanti. Sì, no, Angelo ha fatto nella barca monocarena ha fatto un buon lavoro. Anzi, colgo l'occasione intanto di ringraziare tutti i miei ragazzi, Luca Di Nonno, il nostro meccanico del catamarano, Angelo Nicolosi, il meccanico del gommone. Niente, il gommone, come diceva Massimo, non siamo riusciti a provarlo, siamo scesi ieri per la prima volta in acqua, siamo molto contenti, addirittura era previsto di non correre neanche qui, però siamo scesi gara 1 e gara 2, due secondi posti, quindi siamo molto più che soddisfatti. Adesso, ripeto, il gommone andrà via, dovrà essere smontato e... ce ne siamo accorti proprio oggi che il gommone sta, se non mi sbaglio, 200 kg sovrappeso, quindi ci sono anche questi 200 kg da togliere. Adesso vediamo, ci prepariamo, abbiamo 2 mesi per prepararci per il mondiale che si terrà a Como, se non mi sbaglio, in ottobre. Vediamo di far bene nel campionato del mondo che si terrà giù a Como. Ecco Massimo, c'erano diversi piloti dell'Endurance che erano un po' perplessi di questa configurazione che voi avete scelto, la guida all'offshore, perché ricordiamo, tu hai praticamente l'assetto della barca, hai i comandi, hai le manette, Maurizio è driver, quindi tiene quello che è il volante. C'erano delle perplessità, avete dimostrato che sia sul mosso che sul liscio invece è fattibilissimo anche con una barca monocarena. Sì, ma non è che è una cosa che abbiamo scoperto noi, è da anni che ci sono barche anche più grosse che corrono... Ricordiamo P1 è quasi tutto così. Classe 1, P1. Classe 1 è catamarano, no? Si parlava di monocarena. Cambia poco. Alla fine bisogna raggiungere affiatamento, un po' di intesa e basta. Poi vai bene lo stesso. Ecco, oggi avete fatto 2 gare, ricordiamo anche la gara di offshore con la quale siete scesi con la C9. Cambia però, il mare era lo stesso perché una gara a distanza di 1, il mare più o meno era lo stesso. Cambiano però le impostazioni e anche gli assetti tra catamarano e monocarena. Sicuramente sì, cambia anche tutto il modo di guidare, tutto il modo di fare le virate, eccetera. Ma anche della gara di catamarani alla fine abbiamo finito quinti. Beneficiando anche di un po' di disgrazia altrui. Noi sottolineiamo sempre le disgrazie altrui che poi in realtà fanno parte della gara, no? Sono capitate a noi e adesso stavolta è capitata agli altri, però comunque la barca, diciamo che ha fatto quello che doveva fare anche la 9, quindi siamo anche abbastanza soddisfatti di quella, visto che tanto sappiamo qual è l'handicap. Beh, sull'offshore il peso incide moltissimo, questo lo sappiamo, questi 100 kg in più si sentono molto di più che non sul monocarena. Purtroppo in questa categoria a livello UIM c'è questa regola che
pur avendo dei motori che sono poco potenti perché hanno 200 cavalli, il peso, la barca ha il suo peso minimo e poi ci sale l'equipaggio. Quindi viene calcolato senza l'equipaggio a bordo. Esatto, quindi... Cosa che ricordiamo in Endurance invece avviene al contrario, no? con l'equipaggio a bordo. In Endurance c'è un regolamento molto più intelligente. Però vediamo se nei prossimi 10 anni riusciranno a capirlo e a correggerlo. Tra l'altro abbiamo visto oggi una novità per quanto riguarda i regolamenti, è stato attuato proprio questo safety boat, diciamo, perché c'è stato questo incidente a Cardazzo e le barche si raggruppano tutte, si fa un po' come in Formula 1, avete fatto un paio di giri dietro la safety boat e poi si riparte, questo a vantaggio anche dello spettacolo perché poi i distacchi si sono azzerati tutti, no? Sì, c'è stato l'incidente a Cardazzo, poi ci siamo fermati tutti anche perché... quando eravamo lì fermi abbiamo visto che è uscito un pilota, l'altro dopo 3-4 minuti non usciva e l'impressione che abbiamo avuto non è stata bella, lui sicuramente era meno tranquillo di noi, però alla fine comunque era in barca con l'erogatore, respirava e poi è uscito e poi dopo la gara è ripartita. No, è stato bello che tutte le barche si sono fermate lì, non per prestare assistenza ma comunque per interessarsi delle sorti di un equipaggio. Quello ho trovato una cosa bella e giusto che ricordiamo, questa è una regola che il mare dovrebbe sempre insegnare sia nel diporto che poi nell'agonismo. Non siamo su un asfalto, non siamo, i soccorsi sono molto più complessi, quindi è giusto che chiunque presti poi soccorso anche all'avversario in questo caso. Sì, se nel momento in cui per qualche si voglia ragione i soccorsi del personale della Bergamo Sub non arrivano, tardano per qualunque motivo, cosa che non è mai accaduta, comunque è giusto che un equipaggio si fermi per cercare di fare quello che può per aiutare chi è coinvolto nell'incidente. Ecco Maurizio, allora giustamente ci si preparerà adesso a questo mondiale, ci sarà questa ulteriore gara dell'italiano, ricordiamo che comunque per quanto riguarda il campionato italiano con questi 2 secondi posti e con quello che è stato il ritiro di Marani oggi, i punteggi siamo lì perché lui ha 2 primi, voi siete secondi in classifica e l'ultima gara può diventare decisiva anche per il campionato italiano. Voi ovviamente ve la giocherete, ma sicuramente state lavorando per affinare poi quello che è il mezzo per il mondiale. Sì, stiamo puntando solo esclusivamente al mondiale. Certo, se facciamo bene anche l'italiano non è da buttar via. Se non mi sbaglio sono rimaste 2 gare. Abbiamo Como, che è valida anche per il campionato italiano, e l'ultima gara si terrà, se non mi sbaglio, a Terracina, perché quella del San Felice Circeo è stata annullata e quella lì sarà, se non mi sbaglio, la settimana successiva a quello mondiale. Quindi allora noi diamo questi 2 appuntamenti importanti per quanto riguarda l'Endurance, il campionato del mondo che si terrà proprio a Como e sarà un'altra grande festa della motonautica come lo è stato Bellaria, poi si andrà a Terracina per concludere la stagione e fare l'ultima del campionato italiano. Quindi noi vi facciamo intanto tanti complimenti, vi lasciamo andare a fare la vostra doccia perché ormai qua il sole picchia e voi avete fatto 2 gare, non una, insomma penso che anche voi avete bisogno di rinfrescarvi un attimo. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico. Con